Siamo con Francesco Tantillo, una bella serata, una presentazione ufficiale, tanto entusiasmo e probabilmente si cimenta ancora questo meraviglioso gruppo. Sì, bellissima serata, devo ringraziare il nostro sponsor, il Borbone, che ci ha offerto questa grandissima presentazione. Sì, il gruppo si sta amalgamando, siamo in una situazione di inizio, da 10 giorni che ci alleniamo con grande assiduità, come quello che sia, e vediamo un pochettino cosa succederà. Abbiamo tantissimi obiettivi, soprattutto quello di valorizzare quello che sono i ragazzi, quindi abbiamo tantissimi juniors, ragazzi del 2002, 2003, anche 2001. Abbiamo una bellissima ossatura con ragazzi già con un po' di esperienza e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. L'obiettivo iniziale è quello di salvarci prima possibile. Senti, abbiamo parlato con molti giocatori, con il tecnico, abbiamo parlato anche col sindaco. Insomma, un modello importante di condivisione e un modello importante che sta dando segnali importanti col campo sportivo, con una società. Ma quanto contributo ha dato il direttore sportivo? Vabbè, il contributo al direttore sportivo è un contributo, cioè io l'ho sentito sempre questo lavoro, ecco, è una mia passione. Posso dire che comunque ho dato tanto, non ho fatto neanche le vacanze ancora, quindi questa è una cosa da dire, però ci andrò poi più avanti con un po' di calma. Abbiamo anche la società, devo dire la società del Marineo è stata impeccabile in tutto, in primis il presidente Campisi e anche gli altri dirigenti. Noi ci confrontiamo tantissimo, devo dire che oggi quello che minora tanto è anche la presenza del nostro sindaco, la presenza del vice sindaco, persone che comunque in questo momento sono anche vicine alla squadra, soprattutto per quanto riguarda la questione campo. Quindi un modello vincente sia politico, che sia tecnico, che sia societario? No, guarda, non voglio parlare di politica perché in questo momento la politica forse non c'entra. Parlo di persone che sono vicine a quello che è la società del Marineo Calcio. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.